Buongiorno, oggi vi parlo di un inchiostro, un colore verde, sempre nella mia ricerca di questo inchiostro che avevo già provato, mi aveva colpito, poi sempre l'amico mi dice: "Ah, a me piace molto, fammelo riprovare." E infatti vale la pena provarlo. Sto parlando del, non fatemelo dire in tedesco, Tiefgrün, beh, insomma, del verde profondo prodotto da Octopus. Questa linea di inchiostri, a dire il vero, non troppo diffusi, non troppo facilmente reperibili nei negozi, tanto è vero che, se dobbiamo essere onesti, li troviamo forse più nei grandi siti di vendita che ci sono online. Qualche anno fa avevano un prezzo molto interessante, allineato, se vogliamo, un po' a quello del Pelican 4001, devo dire quasi raddoppiato. Quasi, negli ultimi tempi. Per fortuna, al pari di Pelican, ci sono anche i flaconi da 100 ml, che sono molto, decisamente, più convenienti. Il calamaio si presenta, come avete visto, identico, tutto sommato, a quello di Pelican, 30 ml, quindi sono davvero in tutto e per tutto molto simili, non c'è logo, non c'è stampigliatura, non c'è niente sul tappo, il tappo però, come vedete, è un po' zigrinato, quindi è facile da aprire, però è anche vero che nel cassetto, quindi visto dall'alto, è abbastanza anonimo, riconoscibile un po' per questo colore, questo verde, che ci viene detto verde profondo. Ma insomma, se lo guardo anche con altri inchiostri potrebbe un po' ingannare, perché sembra più chiaro di quello che poi in definitiva è nella sua realtà. Sull'azienda che produce non ho molte informazioni, non mi sono informato molto, ma tornerò sull'argomento. Mi interessava invece molto di più metterlo alla prova. Come sempre cominciamo da un block notes che, come potete vedere, utilizzo è un blocco Blasetti, un Ariston Blasetti, carta da 60 grammi, un blocco comune quadrettato per vedere come si comporta l'inchiostro sulla trama quadrettata. Lo faccio su pagine anche usate, perché comunque è questo poi l'indirizzo specifico che ne faremo. Insomma, non sempre ci mettiamo a provarlo su una pagina nuova, intonsa, lo proviamo su altre carte, e quindi questa è la prova della realtà. Una penna che mi piace molto, verde anche questa, una carta che non è molto amichevole con i pennini flessibili, extra fini e abbastanza taglienti come questo, ma noi ci proviamo lo stesso. Però mi sto complicando le cose, vado qualche riga sotto. Questo è il verde. Di Octopus. Visto sulla carta, appare davvero un verde più profondo, più deciso, anche se su questo blocco sto notando che il pigmento si fissa in maniera un po' diversa, è come se apparisse subito asciugato rispetto alle carte più lisce, che predilige ovviamente un pennino come questo, e quindi sbiadisse un pochettino prima, cioè arriva ad essere una tinta un pochettino più chiara di quella che potrete osservare poi nelle altre prove sugli altri fogli. L'inchiostro è un inchiostro che per me rappresenta la giusta bilanciatura, il giusto bilanciamento fra quello che è un po' di viscosità che metto di qua, un po' di scorrevolezza che metto di là. Insomma, mi piace perché lo trovo preciso, lo trovo coerente, quindi abbastanza scorrevole sui pennini più scorrevoli, ma in grado di far lavorare anche pennini molto appuntiti. E ora sto in silenzio e vi faccio sentire cosa significa per appuntito. Un pennino che sgrattacchia come questo, se utilizzato soprattutto su una carta un po' ruvida, guardate. Così si fatica un po'. Non dimentichiamo che l'ispirazione, diciamo, per la produzione di questo pennino è proprio quello di imitare i pennini calligrafici ad intinzione di una volta. Cosa ben diversa per il Pelican WB, che è praticamente una sferetta levigata sulla quale si deposita l'inchiostro. E qui già potete apprezzare come le sfumature che erano appena accennate con il pennino
flessibile di prima, ma un pennino molto aguzzo, diciamo, molto sottile, divengano invece ben più presenti, più evidenti su un pennino largo. Sì, appare decisamente più chiaro, un verde più chiaro rispetto a quello che si può vedere su questa carta. Però, come avevo già provato durante i miei test preliminari, non è un inchiostro che ama molto le carte, quelle porose, quelle con una certa ruvidità, cioè porosità di superficie, cioè con una patinatura appena accennata. Ama di più quelle lisce per l'appunto. Scorre decisamente meglio, verde, profondo, ma non scorre meglio il pennino. È ovvio che scorre un po' meglio su una carta così levigata, ma è proprio l'inchiostro che si deposita in maniera diversa. Ed anche la tinta, come potete vedere, risente molto del flusso, ve lo farò vedere poi in qualche immagine più ravvicinata. E crea questo effetto, questo shading dovuto, questa sfumatura dovuto proprio all'addensarsi, vedete, nella parte finale del tratto che abbiamo fatto con questo pennino. A me piace molto, anche se così, visto così su questo pennino, un po' largo, emerge parecchio quella componente smeraldo un po' chiara che me lo fa apprezzare meno. Invece mi piace molto di più su questo pennino che effettivamente scrive un po' come quelli ad intinzione di una volta, che tendono a rendere più scuro l'inchiostro. Ed infatti da verde diventa un verde profondo anche con delle pennellate di nero, che sono quelle che apprezzo particolarmente. Vedete come sembrino quasi due inchiostri diversi, questo contaminato con del nero. In realtà è il pennino che fa questo scherzo, questo gioco. Molto fitto, molto denso, decisamente bello. Osserviamoli più da vicino e potete apprezzare come col pennino largo BB ci sia questa componente. Su Rodia si vede molto bene di verde smeraldo che sarebbe la tinta naturale e poi questo verde scuro profondo che ogni qualvolta teniamo il tratto, cioè indugiamo un pochettino sul tratto, quindi cambia la velocità, oppure come vedete nella gambetta della G basta sollevare un po' il pennino e si schiarisce. Al contrario, vi dicevo, indugiando un po' o rallentando arriva questo nero. Su un pennino però più sottile, vicino ai pennini calligrafici di una volta, di intinzione di una volta, ecco, notate che appaia tutto più scuro, più fitto, più profondo. Lo provo anche su Fabriano e Coqua, una carta un po' avoriata che sapete è un po' la prova per capire come la tinta dell'inchiostro possa trasformarsi un pochettino, virare grazie a questo giallino che caratterizza questo quaderno Octopus. Verde profondo. Anche qui ritrovo tutte le doti di scorrevolezza. Beh, come ripeto, stiamo parlando di un pennino
doppio B, quindi guai se non fosse così, ma una buona parte sono dovute per l'appunto all'inchiostro. E proviamo quest'altro invece subito a fianco. Un tratto intenso, anche se sottile, scuro, profondo, lo vedo molto più qua. Qui vedo invece ancora lo smeraldo. E là. Quello che apprezzo di questo inchiostro è che renda comunque lubrificato, diciamo così. Un pennino un po' difficile, ma non difficile, insomma, non immediato, come quello di questa penna. E guardate che differenza, lo vediamo adesso, tra il verde chiaro, un po' smeraldo, che però mantiene comunque la sua connotazione anche su questa carta un po' paglierino, e invece che profondità assume con un pennino extra fine, che però poi diventa anche un B quasi, come quello di sopra che è un doppio B, regalando comunque delle sfumature, perché non appena, come vedete, il tratto si alleggerisce, si assottiglia, il colore schiarisce. A quale inchiostro potrei paragonarlo? L'Octopus, però, come potete vedere dal vivo, mantiene delle caratteristiche un pochettino più profonde che talvolta, dico talvolta, eccolo qua, lo metto da questa parte, si incrociano anche con l'Edelstein Olivine, un altro bell'inchiostro che però, ai miei occhi, mantiene un pochettino più vivo il verde, un verde pino, un verde un pochettino più vivace. E poi via via altri inchiostri che, per carità, siamo nel mondo del verde scuro, però di sicuro forse lo Sherwood della Diamine è quello che si avvicina di più fra tutti. Un inchiostro con un'ampia gamma dinamica, una gamma dinamica che è davvero apprezzabile, dal verde chiaro al verde profondo, verde chiaro, verde smeraldo, chiamiamolo così. Shading, sì, più che shading, inteso come variazione del colore, come tinta, più una variazione di saturazione o per meglio dire di luminosità. Si scurisce parecchio, diventa profondo, come un po' il nome dell'inchiostro che gli è stato assegnato, quindi promette e mantiene. Passa la carta, sì, un po' sì, anche una Rodia come questa, come vedete, è segnata nei punti dove mi sono appoggiato maggiormente e stiamo parlando comunque di un pennino extra fine che diventa anche bold, però sì, tende a passare la carta. Non ho mai riscontrato, per fortuna, vediamo anche su quella da 60 grammi, che vedete qua in questi punti traspare, sì, certamente. Bene amici, credo di avervi raccontato tutto. Se gli argomenti di cui tratto vi interessano, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina così sarete sempre informati sulle novità. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e magari anche un commento alla fine. Ciao a tutti e alla prossima!